Ciao a tutti, benvenuti su Solfatara News. Prima di avventurarci sotto la superficie dei campi flegrei, iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanella e seguiteci anche su Instagram e TikTok. Vi porteremo ogni giorno più vicini alla pancia pulsante del vulcano. Guardate cosa succede davanti al nostro drone. La fumarola Pisciarelli sta sprigionando un getto di fumo altamente pressurizzato. Un segnale che testimonia come la pressione idrotermale stia aumentando sotto i vostri piedi. Non è normale. Questo livello di attività lo abbiamo già osservato prima di scosse importanti. Ieri, dopo un periodo di calma, è ripreso uno sciame sismico. L'evento più intenso ha raggiunto magnitudo 2.1, con epicentro al Monte Nuovo, vicino al luogo dove, alla fine di giugno, avevamo registrato la scossa di magnitudo 4.6. Una stima confermata da 56 scosse totali tra il 30 giugno e il 6 luglio. La massima energia? Proprio quella 4.6. Pensate, era solo un mese fa e ora siamo di nuovo in allerta. Secondo l'ultimo bollettino settimanale dell'INGV, il sollevamento del suolo si mantiene stabile a circa 15 mm al mese, esattamente 1,5 cm, con una tolleranza di más o meno 0,3 cm. Fin dall'inizio di aprile, questo trend continua. È un'evidenza chiara. Qualcosa sotto sta spingendo, con decisione, verso l'alto. Ma non è tutto. I parametri geochimici restano costantemente elevati. La temperatura di Pisciarelli è intorno ai 94 e 96 gradi Celsius. Il flusso di CO2 non mostra diminuzioni significative. Questi gas caldi indicano una continua alimentazione del sistema, invisibile ma potente. Una situazione che richiama inevitabilmente eventi passati. Il 13 marzo si registrò una scossa di M4.6 seguita da un sollevamento accelerato. Il terreno si alzò di circa 30 mm al mese. Ora siamo tornati su un tasso inferiore, ma costante, e la sismicità, dopo il 30 giugno, è tornata a mostrare segnali di nuova vitalità. L'INGV mette in correlazione diretta questi fenomeni. Più il suolo si innalza, più aumenta lo stress meccanico e la sismicità. Questa sinergia non è una coincidenza, è il cuore pulsante del bradisismo e la storia ci insegna. Eventi importanti sono spesso preceduti da incrementi combinati di fumo, gas, sollevamento e sismicità. Non possiamo escludere nuove scosse di media magnitudo. L'esperienza recente, marzo e giugno, lo dimostra. Ora, tra pressione sotterranea in aumento, fumarole attive e ripresa della sismicità, siamo nell'occhio di un possibile periodo sismico movimentato, come già sottolineato dagli esperti dell'INGV. Siamo di fronte a una fase che chiede attenzione costante. Ogni giorno la terra sotto Pozzuoli si alza di quasi 1,5 cm, si scatena l'attività sismica e la fumarola intensifica il suo degassamento. Non è allarmismo, è una chiamata alla vigilanza. I dati parlano chiaro, la pressione sta salendo. Se la faglia decide di cedere, la scossa potrebbe arrivare. Quindi restate con noi. Nei prossimi giorni sono possibili scosse superiori a magnitudo 3, magari eventi ripetuti a catena, non per spaventarvi, ma per prepararvi. L'INGV lo ripete, non possiamo escludere sorprese. Per un sistema in tensione basato su pressioni idrotermali e movimenti sotterranei, questo è il momento di tenere alta la guardia. Seguici ogni giorno, iscriviti su YouTube, segui le nostre dirette e attiva le notifiche. Ogni evento, ogni dato, ogni nuova fumarola sarà raccontata da vicino. Tu resta con noi e insieme capiremo cosa fa tremare, letteralmente, il cuore dei campi flegrei.